per poter ragionare su qualcosa, noi abbiamo la necessità preliminare di poterla considerare nella sua unità. Quando noi abbiamo davanti uno scenario, se vogliamo poter considerare l'essenza di un libro, dobbiamo riuscire a comprenderne la sua unità, escludendo tutto quanto sia di fianco alle pagine di quel libro, ma non sia il libro. Noi otteniamo tutto questo attraverso un potentissimo strumento, il più potente che esista, in mano alla nostra ragione, il numero uno. Infatti il numero uno è quello che risolve il famoso problema amletico tra l'essere e il non essere. Entità opposte sono l'essere e il non essere, e il numero uno è proprio quanto armonizza, moltiplicando tra loro, due cose assolutamente opposte come l'essere e il non essere. Il prodotto tra l'essere e il non essere è il numero uno. Di conseguenza, questo strumento prodigioso consente all'uomo di poter focalizzare la sua attenzione sull'unicità di qualunque cosa, piccola o grande, relativa o intera, assoluta. Quando noi consideriamo l'unità assoluta, essa è addirittura l'unità di quel Dio uno e trino di cui parlò Gesù, descrivendolo come Padre, Figlio e Spirito Santo, ossia come una trinità di enti. Poiché noi matematicamente otteniamo il numero uno attraverso una potenza, n elevato a zero, ed è veramente l'espressione determinata di una cosa assolutamente indeterminata, perché è indeterminata nella determinazione n culturale della base. Per una cultura che renda possibile nell'espressione n l'espressione di ogni numero possibile che noi possiamo immaginare. Quindi quando noi ci basiamo su ogni numero che si possa immaginare, noi non lo determiniamo come numero, ma lo determiniamo in un modo letterario con quella n, che diventa a quel punto, proprio attraverso questo tipo di attribuzione letterario, la base che poi useremo con il nostro cervello per formalizzare i contenuti, i significati assoluti, comprensivi, attraverso parole affidate proprio a segni come quella n che apre ogni possibile numero a una comprensione totale. Ecco, dicevo che n elevato a zero è la determinazione dell'assoluta indeterminazione, perché è indeterminato nella base n, e è indeterminato nella potenza zero, perché lo zero equivale a determinazione zero, a nessuna determinazione. Quindi n elevato a zero è lo Spirito Santo dell'unità. Si risolve numericamente, poiché noi abbiamo la necessità di determinare n
per poterlo calcolare realmente, questo n si risolverà poi nel numero 10, esattamente nel numero 10, perché il numero 10 acquista il particolare intero di un ciclo intero dello spazio-tempo o dell'ammassamento e dell'espansione. Perché affidando a tre dimensioni lo spazio e a una dimensione il tempo, considerando 1 e 3 come esponenti della base, noi con il prodotto n elevato a 1 per n elevato a 3, noi rappresentiamo n elevato a 4. Ma se invece immaginiamo il mondo nel suo complesso, positivo o negativo, allora abbiamo che n elevato a 2 per n elevato a 2 al cubo, ossia 8, equivale a n elevato a 10. Quindi il ciclo 10 diventa il ciclo in potenza del 2 e dell'8. Il 2 come tutto il moto che comprenda lo spostamento da meno 1 a più 1, quindi dell'unità. E quando ciò accade come spazio, ossia in una tridimensionalità di componenti, questa base 2 al cubo con 8 indica lo spazio giusto di volume, per cui 2 più 8 uguale 10 fissa nel 10 il solo ciclo che considera il ciclo intero dello spazio-tempo positivo o negativo. Ma il 10 mette insieme anche tutto il mondo complesso e espanso a partire dallo spazio 3 a 3 dimensioni, perché dividendo 3 per 3 si ottiene processo inverso che moltiplicando il 3 al 3. Il ciclo intero mette in sequenza e li somma tra loro quello che è compresso con quello che è espanso. Per cui somma 3 diviso 3 a 3 per 3 e vediamo che 1 più 9 uguale 10 è ancora il ciclo intero e complesso dello spazio. Per questo motivo ad n elevato a 0 si sostituisce 10 elevato a 0, perché 10 esprime in termini numerici e non più indeterminati il ciclo intero dello spazio-tempo e dell'ammassamento e espansione. Di conseguenza la trinità di enti a questo punto, sottoposta alla base 10 e non più alla base n, diventa 10 alla 0 uguale 10 alla più 1 per 10 elevato a meno 1. Sono tre enti, tutti e tre basati sul 10, e sono il 10 alla 0, la sintesi, la verità assoluta dell'unità, quello che Gesù chiama lo Spirito Santo di Dio 1, mentre 10 elevato a 1 possiamo considerarlo a ragione il Padre, e il 10 alla meno 1 il Figlio, considerando nel Padre il creatore di ogni cosa grazie allo spazio 10, e il Figlio 10 alla meno 1 come generato dal Padre nella sua inversa visione generazionale. Quindi se il numero 1 è il massimo strumento della nostra ragione per individuare una essenza togliendo quello che non è, Dio è il massimo riferimento offerto alla ragione dell'uomo, e ciò naturalmente in riferimento alle cose assolute ed essenziali.